ragazzi, non chiamatemi mercoledì mattina per qualche dieta particolare dopo aver fatto Halloween, santi, morti, no, ci sentiamo la settimana dopo. Esatto. Quindi mercoledì prossimo la Subacchi. No, devi esserci invece mercoledì, perché dopo il giovedì parti con Imperfetta Salute. Quindi devi venire a promuovere la nuova edizione di Imperfetta Salute, che partirà giovedì prossimo alle 21:55. Esatto, con la Federica Bandirali vediamo questo nuovo programma, che è sempre lo stesso programma di Imperfetta Salute, vedere qualcosa di nuovo proprio dal punto di vista nutrizionale. Ascolta, ste diete tutte strane. Sì. Ogni anno c'è una moda di una dieta. Adesso va di moda la dieta della Federica Pellegrini, quella dieta liquida. Non è nient'altro che la mia dieta di solo verdure del primo giorno dopo una disintossicazione. Quando uno mangia tanto, esatto. La detox è quella di mangiare verdure un paio di giorni. Esatto, un paio di giorni, uno o due giorni, però fate attenzione, a me non piace la moda di tutte queste diete, perché l'hanno venduta proprio come la dieta della liquida da fare per mesi, per settimane, e può stimolare... Ma tutti i giorni? Può creare dei problemi, anche leggendo gli articoli sembra proprio una dieta prolungata, soprattutto anche l'articolo, proprio il claims promozionale, questa dieta liquida della Pellegrini, ma non è nient'altro che un giorno, massimo due giorni di solo verdure. Che va bene anche perché diventa proprio un effetto detox. Esatto. Voi ragazzi con le diete come siete messi? Mai fatto diete? Tu? No. Ma hai fatto una dieta? Lui è magro. Tu devi fare la dieta per ingrassare. Lui è troppo sportivo, va solo in bicicletta, quindi non serve. Forse è meglio evitare le diete, soprattutto per uno che fa sport. Però per uno che fa sport, l'abbiamo sempre detto, invece certo. È fondamentale avere una corretta alimentazione per avere la forza per fare lo sport. Quindi infatti io mangio, ma siccome mi sto dando l'attività fisica. Sì, braccialetto. Un'altra vita. Allora, dottoressa, quindi queste diete che vanno di moda e che promettono di perdere tot chili, eccetera, ovviamente noi ribadiamo che lasciano il tempo che trovano. Assolutamente, scatenano forse una ricerca proprio al dimagrimento. Sappiate che mancano due mesi a Natale, quindi la corsa a dimagrire, a perdere quei chili proprio in previsione del Natale ci scatena sulla tastiera digitale qual è la dieta del momento per cercare proprio di dimagrire il più velocemente. Anche perché lo sapete, poi durante le feste di Natale le rimettete su tutti. Non le rimettete su tutti. Se imparate a mangiare secondo la dieta della dottoressa Subacchi, secondo le intolleranze alimentari, quella è una buona dieta, riuscite anche a Natale a compensare quello che mangiate qualche sgarro, un pochino, con perché qualche è giusto sgarro. Farlo. Gli sgarri vanno fatti. Ho preparato oggi proprio, ma ve ne parlerò dei prossimi giorni, per i miei pazienti una dieta detox post Natale, quindi da fare il 27, il 28, il 29 e magari il 2 e il 5 gennaio. Quindi come comportarci dopo i tre giorni di abbuffata o tre giorni di gratificazione, perché sicuramente mangeremo qualcosa in più, ma è giusto che sia una cosa fatta così. Per esempio il giorno, la dieta liquida di un giorno, quindi una colazione normale con fette biscottate, con yogurt e pranzo cena solo verdure o minestrone di verdure, perché no, potrebbe essere, si potrebbe fare benissimo, anche perché tu l'hai fatta più di una volta, non sai bene come. Anche ieri sera ho mangiato solo verdure. Ma liquida, non hai fame dopo. È liquida? No, non abbiamo fame perché abbondiamo molto sulle verdure e ci aiuta anche a reidratarci. Tieni conto che spesso quando esageri col mangiare, con le entrate, ti senti gonfio, hai ritenzione di liquidi e quindi fare un giorno o due di solo verdura, di solo erba, ci aiuta proprio a drenare completamente, come se fosse un diuretico naturale. Dopo vai in bagno. Esatto, non ha gli effetti collaterali del diuretico, ovviamente se soffri di colon irritabile non farai due giorni, ma magari farai semplicemente un giorno, quindi verdure sia cotte che crude, condite con l'olio extravergine d'oliva che è ricchissimo di antiossidanti, quindi non scondito e mangiato non è una questione di calorie come tu assolutamente, dici, non è questione di calorie, ma semplicemente per depurare magari il fegato. Per depurare il fegato usare proprio sostanze drenanti come le zucchine, i finocchi, le carote, i broccoli, i cavoli, cioè tutto ciò che la natura ci dà proprio per disintossicarci completamente. Quindi, la zucca com'è? Anche la zucca, molto spesso viene perché considerata calorica. Di minestra di zuppa di zucca è che le abbini alle patate. No, puoi anche mangiarla così. Poi a cremona la zucca devi fare con le patate, per fare la bella cremosa. Anche l'altra volta volevi abbinare la zucca alle patate. Per me la zuppa di zucca va fatta con le patate perché così diventa bella cremosa. E beh, è più buona. La zucca è molto dietetica, non ha tante calorie. È molto drenante, è molto ricca anche di fibre.
recupero, quindi in caso anche di distitichezza e irritabilità ci aiuta, proprio perché è molto fibrosa, ricca di magnesio e molto ricca anche di vitamina C, beta carotene, quindi è colorata, quindi ci aiuta proprio a drenare. Una ricettina potrebbe essere una zucca fatta al forno con una spruzzata di formaggio e con dei crostini. Ma anche già... con l'olio? L'olio è essenziale, non eliminate i grassi, tenete conto che noi siamo fatti sia da grassi buoni che grassi cattivi. Se lo diremo anche nelle puntate che faremo nel serale, se eliminiamo troppo i grassi buoni rischiamo di far alzare i grassi cattivi, quindi paradossalmente anche un colesterolo alto è dovuto proprio al fatto che togliamo un rapporto buono tra i buoni e tra i cattivi. Ho una domanda, perché mi è capitato, scorrendo anche sui social, ti capitano le pubblicità eccetera, viene fuori questa cosa delle diete intermittenti. Sì, cosa sono? Allora, lì prendono spunto più che altro dal digiuno intermittente, che ha una logica scientifica e quindi si può utilizzare per stimolare il metabolismo. Consiste nell'utilizzare gli ormoni, quindi fino a un certo punto, fino alle 5 del pomeriggio, noi riusciamo a bruciare tutto ciò che mangiamo dopo le 5 del pomeriggio a causa degli ormoni, del cortisolo che aumenta durante la sera, abbiamo il deposito proprio di grassi e di carboidrati. Quindi la digiuno intermittente consiste nel mangiare fino a un certo punto, tra le 2 e le 5 del pomeriggio, e fare il digiuno fino al giorno seguente. È una pratica che si può fare, l'abbiamo fatta con alcuni per esempio durante il lockdown, quando non si sapeva cosa fare, quindi si riusciva a seguire. È difficile da seguire perché la sera diventa la socialità, però non è una dieta da prolungare nel tempo, si può fare per una settimana o due solo per andare a ristimolare questo metabolismo. Io non riuscirei mai a farla con i miei biscotti serali. No, infatti il problema è veramente, io alla per assurdo, perché è un momento del relax. Io sarei magrissimo se non avessi questo problema. Se noi mangiassimo fino alle 5 esatto, del pomeriggio non ci sarebbe. Quella che mi frega a me, sono le 22, cioè, poi guardi la televisione, allora non puoi non mangiare il pacco di biscotti, pacco il sacchetto intero di patatine. Quindi quando ci sarà la trasmissione alle 21.55 non mangerete perché mi vedete in esatto, trasmissione, quindi ti vengono gli stessi di bisognerebbe colpa. Riuscire avete a addomentarsi problemi qui del mangiare verso le 22, guardate Cremona 1 giovedì sera e vi basterà la fame. Filippo, tu hai lo spuntino notturno, ce l'hai? Qualche volta l'olio e peperoncino a mezzanotte in serate particolari con gli amici volentieri. Magari così, oh, vero? Tu pane no, Nutella secondo no, me no, io guardo ogni ora. Tu hai sempre fame, ma sei magro, sei ancora, ma sei giovane, c'è ancora il metabolismo buono. Quanti anni hai? 22. Anch'io ero magra così. Io nella sua età prendevo la Nutella, non, per me era un insulto tirare Nutella, andavo a cocchiaiate, perché quando facevi così con la baguette dovevo uscire ovunque. È il minimo. Però lui è un buon esempio di persona magra che mangia, cioè i magri non sono persone che digiunano e muoiono di fame, ma che hanno giovane, sicuramente. Sotto i 25 anni c'è il primo step, il primo blocco del metabolismo, però soprattutto perché mangia poco spesso e quindi lo riattiva, cosa che dovremmo fare anche noi, Piero, insomma. Quindi messaggio, sostanzialmente occhio a queste diete che ovviamente poi provocano l'effetto yo-yo. Provocano l'effetto yo-yo e probabilmente stimolano anche passatemi il termine, un'anoressia, una bulimia nelle persone, quindi creando dei disturbi alimentari che non vanno assolutamente bene, insomma, proprio per cercare di dimagrire e trovare la soluzione per dimagrire, perché l'ha fatto il VIP. Tenete conto che i VIP fanno sport, fanno movimento, sono seguiti, quindi loro hanno questa moda di queste diete, però dietro hanno anche dei personal trainer, dei nutrizionisti esatto, che li seguono. Esatto. Comunque ho iniziato ad andare in palestra, bene, 3 volte alla settimana, non si vede ancora niente, però intanto ho iniziato. Adesso prima o poi il tuo metabolismo si attiva. Riparte. Abbi fiducia nel tuo metabolismo. Metabolismo. Eh? Abbiamo parlato di cibo, cosa dici se andiamo adesso? Faccio un cambio di scaletta, avviso la regia, andiamo a Cibus adesso. Sì. Sapete, abbiamo mandato i nostri inviati della giornata di ieri a Cibus, alla parte.